Questo è Animal Well, un Metroidvania pacifista. Cioè, sulla carta, io non ci ho ancora giocato, la prima volta che lo avvio. Sulla carta noi dovremo affrontare tutta una serie di stanze, ma senza alcun tipo di attacco. Quindi la premessa è particolarissima, penso che farà molto presa sugli appassionati di Metroidvania, perché di base sembra voler proporre qualcosa di completamente diverso, alterando un po' la formula canonica. Vediamo com'è. Solo su PlayStation 5 lo trovate nel Plus gratuito, ma lo, appunto, se avete l'abbonamento al Plus, ma ovviamente sta anche sulle altre piattaforme. Allora. Non so definire, sono un seme? Sono una ghianda? No, una ghianda no, perché sarei nato da un albero. Vi posso dire che graficamente, cioè stilisticamente, come vi dissi già all'epoca, non incontra il mio gusto. Troppo psichedelico, però... voglio vedere concettualmente... cosa ci dà. Certo, capire a livello di meccaniche cosa... manovella. Gira manovella. Ah, vabbè, è finita così in tragedia, no. Bene, ma io adesso che sono bloccato qua, no? Che abbiamo compreso... Posso confessare che faccio un po' fatica a vedere come si deve, a distinguere. Ok, devo arrivare sopra. Quindi smanovello fino a... fino a niente. Ci deve essere un altro ingresso. Ci deve essere un altro ingresso che è... telefono? Sì, salva, nel dubbio... hai comandi super reattivi. Cioè non è minimamente uno di quei giochi in cui puoi magari sbagliare il salto. Ale. Raccogli petardo. Ho tre petarde. Tanto ne abbiamo diversi, eh? Ah, non posso lanciarli quando mi pare? No. Purtroppo no. Ma che ansia te fa venire sto coso? Mamma mia, che ansia, ragazzi. Ma è un quadrato, non era un cerchio. Ok, quindi abbiamo dei petardi utilizzabili contro quella creatura blu. Quindi abbiamo solamente strumenti di dissuasione, possiamo definirli così? Vabbè, ma io sono venuto fino qua per... innanzi, ragazzi, questo affare che ti insegue... ce ne resta uno solo, eh.
E là c'è un simpatico coniglietto. Trovata mappa. Ok. Ma io risalverei nel dubbio. Ciao papera. Sei un amico o un nemico? La papera non vuole farmi del male, almeno quello. Qua è bloccato. Questi immagino facciano male. Devo toccare questo affare. Ok. Fa danni. Benissimo. Come cazzarola faccio andare di là? Non capisco. Delle dinamiche che non mi sono chiare. Non ci arrivo di là. Non si può. Ci arrivo. Basta. No. Vabbè, allora abbiamo capito che mangia frutta per la vita. Ok. È veramente strano sto gioco. All'interruttore ce ne sono 4. Sì. Fiammifero. Bene. Che ci faccio? Allora, qua. Ok. Qua. Sì, il punto è che se io devo aprire il passaggio, mi manca l'appoggio, quindi non si può fare. Si può fare, ragazzi, da questa parte. Ok, ho capito. L'acqua dovrà finire dentro a sta specie di cosa? Tipo così, eh? Vediamo. Più palombella. Meno palombella. Meno palombella. No, allora dobbiamo fare.
Sì. Che è particolarissimo, ma lo trovo super affascinante come... No. Cosa c'è che non sto capendo? Io non posso fare niente. Quello che non... Allo stato attuale delle cose, le mie azioni sono molto limitate. E non posso far nulla. No. Salgo. Morte. Ok, devo fare in modo che... L'unica cosa che non mi piace di sto gioco sono le transizioni tra varie stanze, perché a volte la visuale è scomodissima. E no, l'altra parte devo raggiungere. Sì. Sono stilisticamente... No, fermo, che se devo salvare adesso... Non ho salvato, ho salvato un'ora fa. Allora... Ma non ho speranze. Se rimango calmo si fa. Rimango calmo, si fa. Porca. Ah, c'ho la vita, c'ho la vita! Fermo che c'hanno un minimo di pietà! Porca. C'ha la morte, mannaggia. Alla morte, mannaggia. Ti fa bene voglia di tirarne un paio, eh. Devo dire... Mi si incrociano gli occhi sulla transizione! Mi si incrociano gli occhi! Mi si incrociano gli occhi! Maledizione! Ma porcaccio... Mi viene da piangere, mi viene. Mangia la frutta, mangia la frutta. Maledizione, maledizione. Porco tutto. Oh, fermi. Gioco concettualmente pazzesco, eh. Non gli davo 2 lire, ragazzi. Non gli davo 2 lire, vi giuro. Però mi dovete far salvare. Oh, vedi che è veramente, veramente figo. Lo posso dire? Che mi ha conquistato. Questo mi ha veramente, veramente conquistato. Mai avrei pensato di dirlo. Ma figata. L'unica cosa che vorrei scoprire è se ci sono margini di sviluppo per il nostro... Io ste stracazza roba de bolle. Sparaci le bolle.
2. Dai, dai. Sì. Ne servono 3 qui, grazie. Sì, però te possino e dammi il tempo, no? Sì. Che cos'è? Ah. Bacchetta delle bolle. No. Posso autobollarmi. Quante ne posso fare? Ah, una sola alla volta, vabbè. Com'è che avevo detto? Non si casca mai! Da trovare... No. Spero non mi costringa mai a dover arrivare da quella parte, perché... E... Di qua, forse? Ale! Calma. Si sta già stratificando come gioco, eh? Dopo 2 minuti che giochiamo praticamente. Allora, sì. Qua ci voleva un livello più alto, un livello più alto. Veramente particolare. Io non so dov'è l'altro tasto. Io non ci arriverò mai, ragazzi, con la cosa. Cioè, neanche se è previsto che... Cioè, se io faccio... Non faccio neanche in tempo a cambiare. Non penso di poterlo fare. Non penso di poterlo fare. Cioè, trovassi il tasto per attivare quello, sì, ma il tasto non c'è. Quindi nada. Già super intrigato. Ma di qua... C'era quello. E io ci passerò? No. Non ci passo. Ma ho un dubbio. Pensavo facesse qualcosa. Niente. Penso si possa fare quello che volevo fare. No, la devo fare per forza. Vabbè, ragazzi, io me la studio un po'. Noi torniamo... Sicuramente ne voglio riparlare. Ora tocca capire quando. Ma un posto degli indimenticabili potrebbe conquistarsi. Devo però approfondire di più. Però bella sorpresa, veramente bella sorpresa. Ragazzi, io vi saluto. Vi ricordo che questo lo trovate sul Plus se volete, ma sta anche su altre piattaforme. E fatemi sapere se lo state giocando, se siete andati più a fondo di quanto abbia fatto io, ovviamente, penso di sì. E se potrebbe valere la pena di approfondire, però insomma, non voglio che sto scopriamo duri troppo, per cui mi fermo adesso. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per la dritta, perché questo, se non fosse stato per parecchi di voi, non so se l'avrei giocato in tempi brevi. Quindi grazie.